La Cascina Continassa è un'antica cascina che si trova di fianco all'area del nuovo stadio della Juventus e che quindi vorrebbe essere data alla Juventus. La Juventus vorrebbe realizzare la clubhouse, la sede sociale, il centro di allenamenti della prima squadra e poi, già che c'è, una serie di palazzi, un albergo, una galleria commerciale e un multicinema multisala. Per cui si tratta ovviamente di un'operazione che in sostanza rappresenta una speculazione commerciale. No, a noi sono stati dati alla fine i documenti che dimostrano come in realtà il prezzo sia stato fatto dalla Juventus e addirittura l'ufficio comunale che fa le perizie dei terreni dice che questa è una valutazione minima, bisognerebbe poi chiedere altri soldi, però in questo momento non siamo in grado di valutare, quindi andiamo avanti così e alla fine si va avanti così, si arriva in aula presentando la delibera che appunto fa pagare questi terreni 58 centesimi di euro all'anno a metro quadro, che ci sembra una cifra veramente ridicola, dicendo che forse in futuro magari si chiederanno degli altri soldi alla Juventus per compensare questo valore. Già l'operazione dello stadio Juventus, che pure per carità meritoria, nuova costruzione eccetera, però ha di nuovo visto dei terreni concessi a prezzi ridicoli come quelli già citati, per in più con la realizzazione di un grosso centro commerciale da parte delle cooperative Nordic Conad, e quindi alla fine è un'operazione da cui alla fine hanno guadagnato tutti, hanno perso soltanto i torinesi che non hanno visto valorizzare i propri terreni. E poi in giro per la città ci sono tanti terreni occupati da ex fabbriche della Fiat o comunque da aree di proprietà Fiat che vengono costantemente soggetti a varianti di piano regolatore, le quali permettono di realizzare palazzi anche in modi appunto un po' discutibili. Per esempio, il caso più vistoso è quello dell'ex Isvor di Corso Dante all'angolo con Corso Massimo d'Azeglio, che è una fabbrica storica dell'inizio del Novecento, e addirittura è stato permesso di tenere solo la facciata e dietro questi due o tre piani di fabbrica storica costruire palazzi molto più alti, molto più moderni, per realizzare appunto questi mostri di cemento in mezzo a un quartiere di villette. Se non è magari Exor o Fiat direttamente, Fiat li vende a degli operatori immobiliari amici che hanno tutte le garanzie di qualche genere, sapendo che prima o poi il comune gli permetterà di costruire palazzine, e questo puntualmente si è verificato. E in casi ad esempio come quello dell'Isvor succede magari che gli stessi cittadini vadano a fare ricorso al TAR, al Consiglio di Stato, contro queste varianti del piano regolatore e in qualche caso ottengano anche ragione, ma il comune si schieri sostanzialmente dalla parte dei costruttori dicendo che per loro va tutto bene così e quindi si continui pure a costruire.